Cambiamo argomento, parliamo anche di pensionati. A Modena le pensioni sono di 113 euro più alte rispetto alla media nazionale, ma le donne percepiscono 500 euro in meno degli uomini al mese. A fare il punto è lo SPI-CGIL che festeggia anche i 70 anni dalla sua fondazione. È di quasi 1.000 euro al mese la pensione media dei modenesi, 113 euro in più del dato nazionale. Nella nostra provincia a ricevere un assegno dall'INPS sono 105.000 uomini e quasi 148.000 donne. Modena, ma l'Emilia-Romagna in generale, ha una media di pensione che è un pochettino più alta rispetto a quella nazionale, derivata dal fatto che c'è una vecchia tradizione industriale dove il lavoro continuativo ha avuto in questa parte del territorio nazionale una sua concretezza. Agli uomini vanno in media 1.290 euro al mese, alle donne appena 753. C'è una prima sperequazione grande come una casa, vuol dire che è la differenza tra uomini e donne. Questa deriva dal fatto che molte volte le donne non hanno il lavoro continuativo, deriva dal fatto che in molte occasioni le donne hanno uno stipendio più basso rispetto a quello degli uomini e che tutta una serie di lavori che le donne svolgono non sono riconosciute dal punto di vista contributivo. In tema di pensioni, il governo aveva promesso l'abolizione della legge Fornero, CGIL e CISL e UIL hanno intavolato già dalla precedente legislatura una piattaforma per modificarla e restano in attesa di proposte concrete. Le proposte che vengono dal governo sono decisamente confuse e sono molto variegate. Intanto l'uscita dalla legge Fornero costa un determinato quantitativo di soldoni che il governo non ha ancora detto dove li reperisce. Noi abbiamo fatto delle proposte al governo precedente negli incontri precedenti. Avevamo fissato ad esempio i 40 anni di contributo con al massimo i 62 anni di età. Questo superava tutta la rigidità della legge Fornero in uscita. Infine, lo SPI-CGIL compie 70 anni dalla fondazione. Mercoledì 5 settembre ha in programma un'iniziativa col segretario nazionale Ivan Pedretti alla festa provinciale dell'Unità a Ponte Alto.